la benvenuta, sono Melissa. Ciao, sono Monica. Perché? Buongiorno. No, no, facciamolo bene, rifacciamo da capo. Buongiorno a tutti! Che figata, mi piace tanto questo intro. Vi state chiedendo dove sono? Sono in auto. Però guardate cosa c'è qua dietro. Woohoo! Perché quest'oggi faremo qualcosa di davvero brutto. Davvero brutto, davvero brutto. Una cosa che non dovete fare. Allora, dobbiamo fare uno scherzo a mia madre. Premetto che non ho mai fatto una cosa del genere su YouTube. Nella vita sì, è torturata dai miei scherzi perché sono fatto così. Ma non è mai stato ripreso ufficialmente, ovvero non è mai stato pubblicato lo scherzo. Cosa dobbiamo fare quest'oggi? Dobbiamo fargli ordinare qualcosa che non è, che non c'è dentro il menu del McDonald's. Mi spiego meglio. Allora, io la sto aspettando, sono le 6 di sera tipo. Poi questo video lo vedrete domani, dopodomani, non lo so. Vabbè, quando state vedendo... Cioè, e sta arrivando. Io salirò in macchina con lei. Oppure, vabbè, la farò guidare questa tranquillamente. Però dico, guarda, mamma, dobbiamo fare un video. Ho detto, dobbiamo fare un video. Aiutami a fare un video. Viene fuori qualcosa di carino. Però devi guidare te perché io devo riprendere. Questa scusa del riprendere funziona sempre. Ok, noi prenderemo e andremo dal McDrive. E mi dirà. Cosa dobbiamo ordinare? Gli faccio, guarda, dobbiamo ordinare tutti noi panini nel McDonald's, dobbiamo provarli. Lei è convinta che comunque dopo il video si concluda a casa. In realtà no, perché lo scherzo accade nel tutto. Io non sto qua a spiegarvi i dettagli perché voglio che lo vedete veramente, ma secondo me, vi dico la mia, sarà un video davvero beep, perché prevedo che la reazione della vecchia... sia alquanto drastica. Lei non si aspetterebbe minimamente che io la prendessi in giro così pubblicamente. Però, mammolina, se stai guardando questo video, ti amo tanto. No, dai, è uno scherzo. Alla fine lei me li fa sempre. Però, vabbè, dai, cioè, ce la facciamo, ce la facciamo. Devo essere imparziale. Guardate bene quello che accadrà. Vi do un indizio, vi do un indizio. Sapete che mia mamma non sa minimamente l'inglese. Quindi potrebbe scambiare alcune parole. Basta, non vi spoilerò niente e attendiamo che arrivi, sperando che arrivi, perché mannaggia qua, sta diventando notte. Quando passa quasi un'ora, infatti vedete che il sole sta calando, perché tua madre si era dimenticata di venire al McDonald's. Tu sei qua come un ebete che l'aspetti, quindi la chiami, gli fai, mamma dove sei? Dove che sono? A casa? Perché sei a casa se dovevi essere qua? Va bene, dai, sta arrivando ragazzi. Tanto ho guardato tipo il tramonto, che bello, bellissimo, proprio wow, emozionante vederlo con proprio tutte le case che lo rovinano, più case, cioè centri commerciali, siamo in zona commerciale. Oh, è arrivata, è un'ora che ti aspetto, vabbè, comunque, allora, come ti avevo già accennato a casa, lasciamo qua il tuo portafoglio perché ovviamente paghi tu, paghi la cena, sei una mamma. E dobbiamo ordinare le cose più strane uscite al McDonald's nell'ultimo periodo. Economicamente parlando, non ti faccio spendere il mondo, non ti preoccupare. Però prendiamo qualcosa di figo. Puoi accendere pure la mia super macchina. Mi raccomando, guidare bene. Spegniamo la musica, grazie. Ok, e andiamo direttamente al McDrive. Allora, sì, lo metto così. No, meglio che lo tengo in mano. Oh, vai piano che la mia macchina mi distruggi la macchina. Me ne compri un'altra. Allora, gli ho appena spiegato che io devo riprendere mentre lei ordina. Lei fa, no, dai, sì. Ah, vai piano, fermati. Ok, guardiamo tutti i nuovi panini, piano. Mac Kitchen, Mac Crispy, MC Bacon, Kitchen Burger, patatine fritte. Ok, c'è un po' di roba, vai avanti piano. Piano piano, non ti agitare. No, sei no, tranquilla. Stai molto tranquilla. C'è il Big Mac. Mamma mia, secondo me prendi il gradino. Ok, fermati un po' prima, che così riusciamo a guardare. Allora, sto provando le pronunce di alcuni panini. Però sapete che comunque, se non conoscete bene l'inglese, leggere i panini, anche io alcune volte, tipo all'inizio quando facevo MC Bacon. Si è fermata la macchina dietro. Oh, vai avanti, facciamo un altro giro. Fai un altro giro. Salta, non importa. Facciamo di nuovo il giro, ci scambiano per pazzi.
Non importa, non importa, facciamo un altro giro, non ti preoccupare. È l'ora di coda più che altro. Buongiorno. Buongiorno e buonasera ormai. Salve. Facciamo di nuovo il giro? Rifacciamo, abbiamo fatto coda, hai fatto coda. Io? No, io mica devo ordinare io, devi ordinare te. Devi andare di qua. Facciamo il giro più grande. Mamma, mi raccomando, è il giro definitivo. Guarda, Aurora sarebbe orgogliosa di te se lo fai giusto. Quindi, vabbè. Abbiamo deciso, allora ci prendiamo alcune cose, poi io improvviso il momento. Ok. Ok. Allora. Hai scelto cosa ti prendi? Sì. Un euro, cosa c'era? Salva euro. Perché no, sono quelli cattivi. Sono cattivi? Prendi un paninazzo, quelli là grandi. Però un Big Mac. Un Big Mac. Big Mac. Big Mac. Big Mac. Lei ha letto il cartello qua e ha letto Big Mac. Ma dai, non per sbagliare pronuncia. Va bene, va bene. È questo il bello, l'essere dire, siamo in Italia, bisogna parlare come c'è scritto, non bisogna saperlo dire in inglese. Appunto, io sono italiana. Sei italiana, tu italiana. Attendiamo che il signore davanti vada e allora, tocca a noi. Big Mac è un chicken burger. Ok, a parole tue, tranquilla, non ti preoccupare. Faremo un grande successo. Io mi prendo gli ultimi usciti che ho visto anche alla TV comunque. E quali sono? Non so neanche se ci in sono. In alto forse. No, ma sono le paroline piccole scritte. Eh sì. Non vuoi leggere. Che gli occhiali. Tocca a me, tocca a me, tocca a noi, tocca a noi, tocca a noi. Vai, 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 vai a parlare. Perché apri dietro? Buonasera, benvenuto, sono Melissa. Ciao, sono Monica. Perché? Allora, per me è un gran crispy con bacon. Facciamo meno grande? Sì, con Coca-Cola, senza ghiaccio, grazie. Perfetto, poi? Chiedigliene un altro. Un gran crispy? Sì, grazie, però con tè alla pesca. Sempre senza ghiaccio. Senza Parla ghiaccio, tu. Poi? Chiedigli due cheeseburger. Due cheeseburger senza cetriolo. Senza cetriolo. Senza cetriolo. Perfetto, poi. Vai, vai, vai tu. Un chicken burger. Un chicken burger, poi. Chiedili un MacBook Pro. Un MacBook Pro. E un Mac Blue. I Mac Wrap non sono ancora disponibili, abbiamo ancora il menù ridotto. Un MacBook Air. E un MacBook Air. Air, che cosa? Un gelato? No. Va bene così. Non riesco a capire. No, lascia perdere, guarda. Va bene così, va grazie. Bene così. Volete provare due ciambelle a 2 euro? Ci vuole ciambella qui? No. No, grazie. Allora avete due menù Grand Crispy con le bibite senza ghiaccio, un cheeseburger senza cetrioli e un chicken burger. Sì. Erano due cheeseburger. 20,80 euro, primo sportello dopo la curva. Ok, grazie, ciao e buona serata. Ti giuro mamma, io ho smesso per te. Ho smesso per te, perché aspettiamo un attimo, paga un attimo poi ti spiego. Wow, rapidi in dolore. Allora mamma, meglio che accosti e ti spiego come funzionava tutto. Rendetevi conto, sicuramente chi vede il video si accorge. Mamma, tu minimamente non sei accorta. Allora, cosa ti ho fatto ordinare io? Cosa te ne hai fatto ordinare? Non mi ricordo più. Allora, il MacBook Pro. MacBook Pro. MacBook Pro. MacBook Pro! Ma... Vabbè, sai perché non ce l'hanno? Sai che cos'è il MacBook Pro? No! È l'ultimo computer dell'Apple. Deficiente! Tu continuavi a dirtelo, lei ti proponeva il gelato, ti ha proposto le ciambelle, ti ha proposto. Ma che ne so, pensavo un panino. Perché il scherzo era questo, vero? Mac, anche fatalità, l'ultimo computer dell'Apple si chiama MacBook Pro, perché è quello potente, il Pro, no? Io ho detto, sicuramente si casca, questo non capisce una sega di inglese. Ah, signora, mi fa un MacBook Pro! E alla cassa 3000 euro. Vabbè, dai, però è stato divertente. Guarda cosa, era tutto programmato, mi dispiace, sai? Ti dispiace? Ma tu pensi di vivere ancora? Sì, vivrò sempre per te, mamma. Dai, almeno il panino te lo lascio mangiare, te lo sei Eccolo meritato. Qua.
Te lo sei meritata. Madonna, che influencer che sta diventando! Dai, comunque pronunceremo l'inglese meglio, eh. Nel passare del tempo torneremo qua e ordinerei tutte le parole più difficili, eh. Lasciate un like qua sotto nei commenti se vi è piaciuto questo video, ragazzi. Se volete altri prank alla mammina, però magari fatti anche da Aurora, quindi sarebbe qualcosa di davvero davvero drastico. Ci siamo trovati i panini non ordinati, ragazzi. Cosa hai ordinato? Cosa? Devi imparare l'inglese, devi imparare. Questo è quello che sarà pesce, tipo con combo. Che cos'è? Penso che sia stato uno dei video più divertenti mai fatto, ragazzi. Fateci sapere qua sotto nei commenti qual è stato il vostro pezzo preferito, ma soprattutto se volete altri scherzi simili, se volete che distruggiamo la vecchietta in qualche modo. Ci siamo davvero davvero divertiti. E mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi nessun appuntamento. Sapete che nei prossimi video ci sarà anche tu, la super tata. L'abbiamo lasciata tranquilla un attimino, però vedrete cose assurde, perché Aurora disturba spesso e volentieri la nonnina. Beh, che dici, Bau? Li lasciamo andare? Beh, per questa volta li lasciamo andare. Qui da Mike, Bau e Aurora è tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!